piace. Mi sei piaciuto, sei stato corretto. Che la scorsa settimana c'era la... La settimana... Non c'è Pier, Pier? Pier non c'è, non c'è, cambiato. Ti dico subito, quello è un posto infelice, te lo dico prima. C'era Pier, te lo ricordi? C'era Pier che... L'anestesista. Sì, va bene, che non ti ha fatto fare il pezzo. E quello della... E lo facciamo adesso. Vai, il supermercato, no? Capito? Eri rimasta al supermercato. Ah, lo dico, sono in live, non sono in playback. Cioè, no, lo dici a tutti, dillo pure a me. Vabbè, è live, è dal vivo, che... sta parlando no, dal vivo. Perché, non ragazzi, è registrato. Tutti fanno le modifiche, io so proprio così. Allora, eravamo rimasti che il marito va con la moglie al suo... Che lavoro fa, signore? Signore, amico? Che lavoro fa? Dentista? Ma che è San Giacomo, sto posto? Perché? Ma tutti gli ospedali qua ci sono. Ah, questa è la cosa dell'asla. Ma che dell'asla? Se ci sente male, un artista... Tirati sul microfono, no? Non ti si sente bene. Vai. È meglio? Stavo dicendo. Che fai tu? Lui, sì. Cardiologo. Cardiologo. No, è la Vila! Che cazzo? È San Giacomo. Prova a chiedere più in là, non lo so. Vabbè. Proviamo. Questo, il signore, dico allora... Abruzza, come te? È parente tuo fratello? È mio fratello. Il fratello di Carlo Conte? Sì. Che lavoro fai? Programmatore. Ti va bene il programmatore? Ma me butto su quello perché non ho capito che fare il programma. Allora, scherzo, scherzo, programmatore, ho capito, programma... Allora, questo programmatore, il nome me lo dice, scusa, perdona, mi c'è... Yusuf. È una marca, che cos'è? C'è il nome di un frigorifero, Yusuf. Scherzo, torna a casa il programmatore. Vai. Oh, mi ha detto, guarda, posso fare quello che mi pare. Va bene, vai. A casa non... Allora, arrivi al supermercato, tua moglie ti dice, vieni con me, tu gli dici, io faccio un po' veloce perché un pezzo l'abbiamo fatto l'altra settimana. È tipo una telenovela. Mi fa, vieni con me? E tu gli dici, no. E lei fa quello che ha detto Conte. Vengo. Già che vieni, Joseph, Yusuf, non corregga, signora! Questa è televisione verità. Prendi i soldi. Tu dici, i soldi? Io non volevo venire gratis, vengo chi i soldi? Non li prendo i soldi. E lei ti fa, prendi i soldi. Quanto devo prendere, amore? Sai, cerchi da... Considera, quando dicono considera, un bilancio africano, 7-800. Dice, ma non li prendi? Prendi 800. E ti fa, questo è il passaggio importante, più per voi lo sapete. Ecco qua, te. Che giacca. Andava a prendere. Amadeus, se n'è andato a lasciare la giacca. La giacca di Amadeus. Lei ti fa, Joseph, prendi la macchina. E tu le dici, no, la macchina no. Abitiamo sul supermercato. Prendi la macchina? No! Pi la macchina. Davanti a casa c'è il portiere che ti fa, Joseph, perché ha preso la macchina? Sono arrivato. Ce n'avevo vista scena tua moglie. Arrivi al supermercato e qui attenzione, specialmente per loro sono grandi. Lei ti fa, hai un euro? Perché serve l'euro? Per il carrello. Bello. Tu gli dici, no, mancia mai niente te. A saperlo non ti portavo. Capito? Mi spieghi una cosa, cardiologo? Perché se andiamo io, te, Joseph e... non mi ricordo l'ora. Ci capita il carrello che ha la ruota rotta. Hai visto il carrello che ha la ruota rotta? Che tende a destra, il primo, a ruota davanti, fai così, no? Una volta ho visto un signore anziano che l'ha preso. Così ha detto, oh, ma chi se ne frega? Poi il carrello, aspetta, aspetta, se non battete le mani andiamo veloce, se no stiamo qui fino al TG5. TG5? Perciò pensa andannamo. Ma c'è miseria. Pensa a che ora è. Andiamo anche canale. Ma fate finisco, beh. Mo non lo finisco, manco sta settimana lo finisco. Dai. Le mamme mettono i maschietti a sede sul carrello, l'hai visti? Perché è intimo, capito? Lo controlla, lo mette così. E il ragazzino sul carrello, l'hai mai visto tu? Sta con gli occhi sbarrati. Perché appena si riempie il carrello che le pallette gli vanno sul ferro, hai visto come stai? No. Cioè, ma il bambino è attento ai prezzi? No, attento ad altro. Arriviamo al punto, a taglio qualcosa, sennò stiamo qui fino a venire domani. Andiamo su a 9, c'è sta cosa. Gli devi riportare la giacca. Oh. Insomma, vabbè. Entri dentro e ti perdi. Chiedimi, perché mi perdo? Perché le donne hanno un passo diverso dal tuo. Hai visto i cartelli camminare a passo? Perché? Perché l'uomo ha un passo... la donna sì che zagga, non ti negozio. Ah, te l'ho detto, hai visto? Mettono le impronte ai miei centri commerciali. L'uomo, hai visto come fanno?
Lei ti fa: non toccare niente, Joseph, tanto tu compri solo stupidaggine. Primo, io non compro stupidaggine. Secondo, quei soldi miei compro quello che voglio. Di chi sono? I miei? Di chi? Ah, i tuoi, di storeggio. Arriviamo a boccina. C'è uno scaffale, aspetta, uno scaffale in fondo, dei crencar. Vabbè, crencar, 1390 lire due. Pensa, tutti gli uomini così lo fissano, sto. Nessuno ha mai preso, tutti, diciamo, mo, tutti così. Arriva lui e fa: ragazzi, io lo prendo uno. C'è sta il veterano, fa: non fa cazzate così, gli azzurri. Lui dice: a me mi piace, a tutti ci piace. Sta a prendene uno, arriva un signore anziano su 80 anni, hai visto mai? Quelli che passa così e fa: non toccate, sta guardando, non toccate, sta guardando. Ma lui ha capito che tu hai capito, e tu fa: ti sta, mi sta guardando pure a me? No. Tu gli vai dietro, fai: signore, ma lei come fa a sapere tutto? E io sono esperto. Cioè, come mai? Io sono vedovo. Un faro per tutti noi. Ma come è successo? È un colpo di fortuna, giovane amico. Pensa, mia moglie l'hanno messa due volte sotto con la macchina. E beh, se non facevo retromarcia, ancora ero io. Arriva la moglie, scherzo ovviamente, arriva la moglie e gli fa così, Carlei, gli fa: vai alla cassa? Vai alla cassa, vai. Signora bella, mi può fare la cassiera? Arrivo con lei, dimmi, buste? Dimmi quante? Quattro? Non è sicuro? Ma sono abbastanza convinto. Sì. E sta dai buste, arriva la moglie, con sto passetto fa: scusi? Che le ha chiesto le buste? Una cappa del gelo, con... In fondo uno fa: poraccio però. Te l'ha detto. Lo scusi e nasce un problema. E poi vi lascio. Però poi vediamo dopo. Dopo c'è una cosa forte. Sotto le buste che ci metti? Metti l'olio e la cassiera fa: la frutta no. Le prime 38 cose no. Quello ha detto: signora, scusi, ma è una questione di fisica. Io qualcosa sotto ce la devo mettere. Ma dopo rimanete qui, perché dopo succede qualcosa che non vi aspettate. A dopo, allora. Ah, belle!